Ciao ragazzi, benvenuti a un nuovo video del canale. Oggi vi porto una profile aggiornata di Nobile assieme anche alle carte Infernobile ristampate da poco. Il mazzo è un 60 carte, cosa rarissima perché io se gioco più di 40 solitamente muoio direttamente sul mat, però questa volta ci servono le 60 carte. Mettiamo un paio di cose in chiaro prima di iniziare effettivamente con la lista. La prima cosa da tenere in considerazione è che questo non è mai nella vita un mazzo competitivo. Ve lo porto perché so che in tanti adorate entrambi i temi e volete giocare il deck, tutto qua. Però non è competitivo, non va da nessuna parte, è un for fun, è un mazzo da giocare con gli amici e il ceiling del deck è abbastanza bassettino. Volendo si potrebbero andare a includere alcune carte per farlo girare un po' meglio, ma anche con queste carte qua dentro la situazione non cambia molto. Se volete giocare in qualche salsa nobile, barrettina, infernobile in maniera competitiva, dovete levare la parte nobile, giocare solo infernobile, barrettina, Fire Warrior e il deck comunque ancora fa delle cose carine nel 2023. Anzi, nel meta precedente con Tier era anche abbastanza forte perché si portava Necrovale di primo turno. Metteva 2-3 negazioni o comunque sia 2-3 interazioni. Adesso non so effettivamente nuovamente cosa può combinare, però è solo per darvi un'idea. In ogni caso, ragazzi, questa intro è venuta lunghissima, però ci tengo solo a rispondere a un'ultima cosa che non c'entra nulla con i video. Arriveranno nei prossimi giorni anche le liste di Photon Hypernova. State tranquilli, la prima molto probabilmente sarà Bisactor. Se tutto va bene, magari lo testerò anche a local oggi e quindi piano piano arriviamo. Comunque, cominciamo. La profile sarà Redox perché sono 60 carte e i nobili ve li ho portati 30 volte sul canale, quindi più o meno sapete gli effetti. Cominciamo con il 3x di Mordred. Mordred è veramente una carta incredibile per questo deck, un buonissimo starter. Non è più per forza l'unico starter del mazzo perché abbiamo anche altri modi di fare board, però sicuramente vederlo di primo turno con una buona mano, soprattutto quando effettivamente risolve e fa quello che dovrebbe fare, quindi portarci un pezzo al deck è una carta veramente utile. 2x di Borz, a me piace giocarla comunque sempre 2, anche in un mazzo 60, aiuta a caricare le risorse nel cimitero, ci cava dei potenziali brick dal mazzo e ci piace veramente tanto. Passiamo al reparto Extender con 3 coppie del buon Gawain che entra in special se abbiamo un mostro normale luce e 3x di Kustenin. Kustenin, ragazzi, state attentissimi perché lo specialarsi va benissimo. Il secondo effetto, quello che vi dà in pratica una summon addizionale, se decidete di farlo, vi va a locare praticamente a solo nobili. 2 coppie di Brooders, rimescola risorse, ci fa pescare, carta veramente di qualità per non perdere subito se magari ci siamo macinati troppi equipaggiamenti giù con la prima Isolde. Va assolutamente messo dentro il mazzo. A 3 è un po' troppo pesante perché questa non è una build pura, ma a 2 è un buon ratio. Passiamo quindi alle mono. Dristan, utilissimo spacchino. Il tizio col leone, qua ci basta mono perché tanto quando lo vogliamo tirare fuori dal deck lo tiriamo fuori con Mordred tranquillamente. Ektar, anche lui monocopia, una carta che può continuare a tornare durante la partita. Bannando 2 lo buttiamo sul tavolino e un 5 si incastra bene con i tuner 4 che abbiamo dalla parte degli infernobili. E in più, se caliamo un sincro con lui o un Xyz con lui, sarà pure protetto, quindi tanta roba. E l'ultimo mostro nobile è una copia del giallone che ci serve perché abbiamo da inaspettato. Passiamo poi alla parte infernobile: 3 coppie del buon Olidiero, carta fantastica per il deck. Si può andare a specialare, può entrare con un livello diverso da 4, e in più, come la stragrande maggioranza dei mostri infernobile. Si può riequipare dal cimitero su qualcosa. Oltre al buon Oliviero c'è anche il 3x di Renato, grande Renato, il mio preferito. Pure lui può entrare specialmente a seconda di come lo andiamo ad evocare, entra come mostro non tuner oppure come mostro tuner. E sulla sua special summon ci dà anche la possibilità di riciclare un pezzo da cimio da bannate. Va utilizzato in maniera molto intelligente, però se siamo buoni a giocarcelo è una delle carte più preziose che abbiamo nel main deck. 2 coppie di Ogier, ci serve perché su summon è praticamente una foolish per le cose tematiche. È un'altra delle tante carte che si possono andare a equipare da cimitero e quando si equipaggia un mostro, se non sbaglio, lo andiamo a proteggere dalla distruzione per gli effetti delle carte, quindi non è male. Monocopia della Stolfone, anche lui è un'altra carta che non può mancare, un 1 simpatico, si può incastrare in situazioni diverse ed è un'altra carta che può tornare successivamente sul tavolino. Monocopia di Rolando, che non è un calciatore famoso ma è uno spadaccino infernobile, si equipaggia Quick e nel turno in cui va al cimitero ci può dare una data. Monocopia di Magius, altro modo un po' similare a Brothers, che
che abbiamo visto prima, per rimescolare un po' di risorse dentro il deck e pescare carte. Pure lui si riequipaggia e lui, se non sbaglio, dà protezione da distruzione per battle. Quindi questo è tutto per il reparto nobile e infernobile, almeno per i mostri. Diamo un'occhiata alle carte un po' più generiche. Tre copie del Gearfried Fenice Immortale. Questa carta è la linfa vitale di questo mazzo, cioè voi non avete idea di quanto è prezioso questo coso. Non facciamo delle wombo combo incredibili, non abbiamo un reach assurdo che ci fa chiudere con 32 negazioni, 20 interazioni e chi più ne ha più ne metta. Questo è un mazzo molto, molto easy, diciamo, da giocare, molto easy anche come board finale. Però Gearfried, ragazzi, quanto ci serve? Cioè, se riusciamo a tirarlo sul tavolo, in aggiunta a quello che fa di solito il mazzo, è un plus incredibile. E in going second questa carta è la carta che vi dà qualche possibilità di rompere bordo, di cavare carte che diversamente non potete alzare. Quindi è fantastico, è un negate per i mostri, si va a equipaggiare cose degli avversari, è una carta veramente fotonica. Come extenderini, due copie della signora Pietra Focaia, che è un tizio fuoco carino che può entrare sul tavolino e ci aiuta ad aumentare il count di mostri fuoco guerriero che abbiamo nel mazzo, che ci servono per gli infernobili. E l'ultimo extenderino mostro è una monocoppia del Morningstar. Semplicemente questo cala special se ci sono due più guerrieri. Su Summon ci prende anche una magia che in pratica è un rebornino da cimitero di un guerriero. Passiamo quindi al reparto extender con due pair di fusione pronta, monocopia di fusione istantanea. Volendo questa può anche essere portata a tre copie, però a tre era un po' pesantina, arrivo spesso con due copie di questa nelle mani. Tre copie di Dai Inaspettato che ci va ad evocare il giallone che abbiamo visto prima, non fa nulla di più e nulla di meno, però noi di primo turno, ragazzi, abbiamo un bisogno tremendo di avere ciccia sul tavolo per fare quel pochino di board e fare quel pochino di setup al cimitero che deve assolutamente risolvere il mazzo di primo turno. Monocoppie di richiamo eroico, questa ve la andate a prendere con il Morningstar, in pratica vi fa specialare un guerriero da mano o da cimi. Siccome che andrete ad evocare sempre mostri non tematici, il mostro che calerete con questa carta ha gli effetti negati, però non vi interessa, cioè ve lo dico chiaramente, non ve ne può fregare di meno, basta che buttate sul tavolo un body in più per incastrare bene i livelli per un sincro oppure per un exif. Come extenderino, se lo vogliamo considerare extender, c'è anche Fossile Vivente, che è un equip, quindi diciamo fa brodo per Isolde per numero di equipaggiamenti nel mazzo e vi dà modo di rebornare qualche cosa da cimi. I cerchini sono il 3 per dell'Eredità del Calice e la monocopia di Rinforzi dell'Esercito, semplicemente carte che aumentano la consistenza del mazzo, ci vanno a prendere i pezzi che ci servono quando ci servono, e in più Eredità del Calice ha anche la cosa buonissima di riciclarsi da sola dal cimitero quando l'avversario ha questa malsana idea di romperci dei pezzi che abbiamo sul tavolo, quindi top carta. Repartino nobili armi, poi andiamo alle infernobili armi, ma prima guardiamo le nobili. La Gwen io la considero comunque una noble arms, però fate voi, insomma, è sempre buona, va giocata, ce la mandiamo giù con il simpatico Borz. Una copia di Clarent, una Fetudir, una Caliburn, una Excaliburn, una Gallatin e una nobile armi del destino. Le giochiamo tutte mono, anche se alcune potrebbe pure aver senso metterle in due pair, perché col fatto che abbiamo anche le Infernoble qua dentro, anche se siamo a 60 carte, poi cominciano a essere davvero troppe carte magia e equipaggiamento. Passiamo quindi alle carte Infernobile. Le carte Infernobile hanno la particolarità di avere due effetti, quindi la Durlindana la equipaggiamo su qualcosa e ci andiamo a prendere un guerriero 5 o meno dal mazzo e se lo facciamo esplode. Alternativamente l'altro effetto parte se sono equipaggiato un mostro e il mostro implode malamente. Quindi se questo capita, questa ci dà la possibilità di prendere un mostro guerriero 5 inferiore dal cimitero, lo specialiamo, però poi siamo bloccati a specialare soltanto guerrieri, se non ricordo male. Quindi è ok, ma ci piace di più il primo effetto di solito. Gioiosa è un riciclino per un mostro guerriero, oppure se viene sparata via come abbiamo visto prima può andarsi a specialare un mostro da mano. Questa la mettiamo qua dentro il mazzo soprattutto perché, ma veramente una volta ogni 500.000 anni ci darà modo di andare a pushare un sacco di danni diretti assieme a Clarent. Non capita mai, ma se capita siamo contenti. Le ultime due carte, senza sorpresa, sono due copie di fino a quando serviranno le nobili armi o una cosa del genere in italiano. Comunque la nostra trappolina tematica bellissima, Secret, cioè guardate quanto è ganza. In altre versioni di questo mazzo mi piace molto di più, perché magari facciamo board con un Artù equipato con due o tre cose sotto, tiriamo questa, ci fa filtrare un po' il mazzo, abbiamo modo di vedere un entrap
e poi la possiamo chiaramente tirare sul nostro avversario. Qua dentro il primo effetto invece non è che sia tutto questo granché, cioè lo possiamo utilizzare, ok, per prendere dei pezzi per avere una partenza o un po' di extender nel turno successivo, però non è il massimo. L'effetto invece che parte dal cimitero è quello che ci interessa di più in questa variante del deck, perché la possiamo andare a bannare e ci specialiamo da mazzo un mostro che non condivide il nome con le carte che controlliamo o che sono nel cimitero. Questo è tutto per il main deck, spero che non sia stato un po' lentone e lunghissimo, ma purtroppo sono 60 carte. Passiamo all'extra, cominciamo dal reparto X-Yeath, che è quello che ci piace di più, con una copia del sacro nobile cavaliere Re Artorigus, una copia del sacro Custenin, due copie del Artù normale, perché è quello che caliamo con più facilità con il mazzo, e quindi almeno uno e due perlo dobbiamo andare a inserire. Una copia del re del gioco, e Baguska bisogna giocarlo. Capiterà spesso che se abbiamo una mano storta, purtroppo il nostro primo turno è Isolde con sotto un Baguska, ma il cimitero impostato, la mano impostata, e il turno dopo esplodiamo con tutte le risorse del deck se non veniamo implosi dall'avversario. È una giocata triste, lo so, però ragazzi dovete rendervi conto che stiamo parlando di nobile nel 2023, quindi si fa come si può. E l'ultimo X-Yeath è una copia del Clamio Soleil. Clamio Soleil è fantastico, è una cosa assurda, cioè voi lasciate l'avversario pochi life points. Questo si fa con due guerrieri qualunque livello 4, quindi non avete restrizioni, il mazzo è solo di guerrieri. Cala, pagate life points, andate a raddoppiare l'attacco di qualche cosa che andrà sui 5000 o anche di più, e bittate e spaccate la testa del vostro oppo. Quindi è fortissimo e non se lo aspetta mai nessuno. Piccolo repartino fusione che ci serve per incastrare bene i livelli delle cose. Uno spadaccino di fuoco, che non è ironicamente buono per il mazzo, perché oltre ad essere un 5 è pure fuoco, e quindi fa partire il discorso infernobile del mazzo. Una coppia di guerriero carbonala, lo dobbiamo includere perché è un 4 guerriero, e quindi può essere vitale qualche volta per calare il Baguska e passare. Fa ridere, ma è così la situazione. E l'ultima fusione che dovreste includere qua dentro è il Sea Monster of Theseus, quindi il 5 tuner nave. Se non avete il Sea Monster potete giocare un link che vi farò vedere fra pochissimo. Nei sincro i due 5 di riferimento infernobile, quindi Roland e Oliver. Ho preferito giocare Oliver invece che il Black Lanswellin, perché lui lo trovo più utile, sono sincero. È molto più semplice avere modo di equipargli qualche cosa anche con le mani più indegne di questo mondo. Mena e cava una carta scoperta, mentre invece il Roland ci serve assolutamente per riuscire a fare una combo pulita con il mazzo. Quando entra dichiariamo il suo effetto, quindi in end andremo a plussare, e se lo mandiamo via con un 4 che abbiamo sul tavolo entriamo nel nostro incredibile Carlone, una delle carte che vogliamo portare sul nostro end board quando tutto va bene. In end si andrà a equipaggiare robe e in pratica ci dà modo once per turn di avere uno spacchino. Ricordatevi che Roland si può equipaggiare quick su di lui, quindi se lo appoggiamo nel cimitero abbiamo modo di spaccare nel turno dell'avversario un pezzo, che non è male, non è un qualche cosa di incredibile, ma non è male. E lui comunque, grazie a tutte le nobili armi che giochiamo e agli effetti dei mostri infernobile che abbiamo visto prima, sarà solitamente protetto da un sacco di cose, quindi istruzione per battle, effetto, target, chi più ne ha più ne metta, e diventa un pezzo difficile da alzare dal board. Chiudiamo con il repartino Link, che include due copie di Isolde, tutti conoscete Isolde, non la dobbiamo spiegare, e se non avete il Sea Monster io vi consiglierei di giocare, non ironicamente, una copia dello Spadaccino di Fuoco, perché è comunque un mostro fuoco guerriero che va quindi in sinergia con tutti gli infernobili, chi più ne ha più ne metta, va a pomparvi tutta la board, e quindi se magari un Isolde è sopravvissuta fate di nuovo il suo effetto per specialare qualche cosa, l'andate a mandare via per fare lui, avete modo di pomparvi tutta la board e avere più danni e qualche volta riuscire ad arrivare a una lethal che solitamente non avreste, però è una possibilità. Ah, ragazzi, senza perdere 32 anni per farvi vedere delle mani di prova che durerebbero un'eternità e porterebbero questo video alla durata di Avatar 2, potrebbe essere più interessante darvi un po' un'idea di quali sono le handboard del mazzo. Fa delle handboard incredibili, però qualche volta può raccontare la sua. Quindi le potenziali handboard, ragazzi, sono relativamente poche, ma ci diamo un'occhiata rapida. Allora, la migliore, proprio lo scenario migliore che vi può capitare con il mazzo è Isolde che ha fatto tutti i suoi effetti, Carlone che si può equipaggiare nel turno dell'avversario, quindi ci dà un pop, e tutte le cercate che ci ha regalato il mazzo, quindi probabilmente saremo a mano in cimitero abbastanza carico, e ovviamente il Gilfrid con la possibilità di schiantare un equipaggiamento per darci un negate.
Quindi questo è uno degli scenari migliori del mazzo. Quando siamo impostati così, anche se l'avversario ci schianta board, ci lascia con niente, col fatto che abbiamo appoggiato gli equipaggiamenti giusti al cimi e abbiamo preso le addate buone con Isolde e con Carlone, solitamente abbiamo anche una ripartenza per rifare board e ripushare di nuovo nel turno successivo. Quindi quando siamo messi così, siamo a posto. La board che capiterà di fare spesso, so che è triste, ma è così, è semplicemente Baggos con Isolde. Baggos con Isolde che però non è banale, perché dobbiamo stare attenti a non loccarci solo nobili, e ci sono tante carte che invece sono dei trappoloni che ci loccano soltanto nobili cavalieri, quindi non possiamo manco calare Bagusca quando siamo in quelle situazioni lì. È abbastanza una board però quando ci siamo aggiunti un sacco di roba, se l'avversario non ha un out per lui, il turno dopo questo viene girato in attacco, caliamo tutte le nostre giocate nobile e infernobile, e proviamo di andare a chiudere la partita, anche se uno start con Baguska difficilmente ci darà abbastanza risorse per avere abbastanza roba per chiudere il game. Gli ultimi due potenziali in board sono quelli un po' più tristi: un single 5 con Isolde passo. Questa è una delle board più tristi che ci possono capitare, e l'unico modo di ovviare una situazione del genere è di andare a cercare con Isolde una delle tante carte Warrior che raccontano semplicemente: oh, l'avversario ti sta menando? Bene, io mi evoco, mi scarto, nego l'attacco o faccio altre cose, comunque sia, ti permetto di avere ancora una board il turno dopo. Tutti effetti che sono veramente antichissime, che con un negate si spengono, ma che però giocati mono possono avere il loro perché. E ci sono delle carte che lo fanno, quindi Gaga Gagarna, lo spadaccino delle sette luci, una cosa del genere. Ci sono tre o quattro guerrieri che fanno un effetto del genere. E in caso si tratta solo di giocare una carta mono in 60 carte, per non crepare per forza quando terminate con una endboard del genere. Infine, l'ultima endboard possibile è quella di andare a chiudere con lui oppure con il sacro Cavaliere Custe, a seconda della situazione. In going second, non ironicamente, se siete contro un mazzo che non ha tante negazioni da offrire, il mazzo se la passa molto meglio, perché possiamo essere molto più aggressivi. Quindi ragazzi, questo è tutto per il video del giorno, io spero che l'abbiate apprezzato. Come sempre, se vi va, lasciate un commentino qua sotto e noi ci becchiamo molto presto con i nuovi video del canale. Ciao ciao!